Allora, mister Rigucci, una vittoria preziosissima contro una grande squadra. Eh sì, insieme a Porta Romana penso sia, e l'Arignanese non abbiamo visto, Grassina, però insomma sono, io penso Porta Romana e Foiano siano le squadre più attrezzate per poter vincere questo campionato. E oggi l'hanno dimostrato. Noi non siamo stati da meno, abbiamo fatto una mezz'ora, penso, bellissima. E poi, come sempre ci capita, facciamo gol e poi ancora siamo poco sicuri e delle nostre potenzialità e regaliamo un po' troppo. Loro davanti, e non solo, sono impressionanti, però un po' con il cuore l'abbiamo portata in fondo e questo ci ha reso quello che è il calcio, no? Poggio e bua fa pari, come si dice in gergo. Quello che ci era stato tolto in altre volte ci è stato reso oggi e quindi sono contento per i ragazzi. Devo dire anche merito a Atos Rigucci che ha saputo cambiare in virtù anche di qualche defezione importante, soprattutto in attacco. Sì, i ragazzi durante la settimana rispondono benissimo, quindi per qualcuno mi è dispiaciuto, Veri Bartoli che è un senatore, di mandarlo in tribuna, però noi siamo un gruppo importante, dei ragazzi importanti, sanno tutti che insomma, ci sarà il loro momento, me lo è stato oggi per Desiderio, fortunatamente ha risposto presente perché ha fatto perlomeno una cinquantina di minuti bellissimi, quindi vuol dire che tutti i ragazzi sono sempre ritti, no? Come si dice in gergo. Mister, abbiamo capito il concetto, grazie al Mister, nel primo tempo il Monteverca è iniziato alla grande, come diceva lei, mezza. Nel secondo tempo c'è stato un po' un calo, come è già accaduto anche domenica scorsa, come se lo spiega? Ma è un calo un po' di conoscere bene i nostri mezzi, noi abbiamo un po' paura perché abbiamo fatto gol, allora ci siamo abbassati leggermente e loro hanno talmente qualità che ti puniscono. C'era il primo gol in fuorigioco, il secondo invece ha fatto un gran gol Ale, quindi quando gli lasci un metro a quei giocatori ti freddano. Poi siamo stati abbastanza coraggiosi dopo e a ritornare un pochino più alti, però non come piacerebbe a me, però insomma un passetto alla volta, siamo sempre nella promossa contro un Foiano e insomma è veramente una pretendente per il primato. La gara di oggi è una cartolina perché chi pensava all'inizio stagione che Monteverde potesse ammazzare il campionato deve vedere la gara di oggi perché questo è un campionato completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno. Sì, sicuramente sì, ci sono ben diverse squadre, altri tipi di giocatori. Il ritmo è diverso, insomma, non è così facile, però noi insomma, siamo lì a ridosso di queste 4-5 big e quindi speriamo di lottarcela fino in fondo. Siamo con il mister del Foiano Roberto Fani, una domanda banale ma non lo è, ma mi vuole spiegare come ha fatto il Foiano a perdere questa partita? È rimasto in 10 dopo aver fatto un gran secondo tempo dove meritavamo anche di essere andati in vantaggio. E purtroppo diciamo una decisione un pochino affrettata ci ha lasciato in 10 e quindi la partita è un attimino cambiata. Ma non mi sembra, è vero che abbiamo abbassato il baricentro, ma non è che abbiamo subito più di tanto. E poi abbiamo preso gol sull'ultimo calcio d'angolo, su palla inattiva. E ci sta sulla palla inattiva. Peccato che magari nel secondo tempo sull'1-1 abbiamo avuto tre occasioni per passare in vantaggio e la partita sarebbe stata diversa. Nel primo tempo invece il Monteverchi nei primi 15-20 minuti vi ha creato un po' di problemi. Sì, no, ma Montevarchi è una grande squadra. Montevarchi è assolutamente una grande squadra. Sono partiti forti, ci hanno creato dei problemi. Noi siamo corsi un attimino a ripari e poi dopo mi sembra che si siano prese le misure. Che anche nel primo tempo, se vogliamo analizzare, il rigore è abbastanza, come dire, generoso e a noi ci hanno annullato anche un gol, per cui insomma. Tutto sommato penso che da questa partita potevamo avere qualcosa in più. Comunque è stata una bella partita giocata da fronte anche a un pubblico incredibile. Ah, assolutamente, qui è un ambiente eccezionale, poi comunque c'è un gran pubblico e mi sembra insomma tutto sommato anche abbastanza sportivo. Presidente Livi, il Monteverchi ha recuperato i 2 punti malagovatamente persi in casa con il Porta Romana. Al termine di una partita bellissima contro un avversario di assoluto livello. Ti ringrazio Marco perché so che sei un esperto di calcio e ti ascolto e so che sono i tuoi giudizi veri e sinceri. Avevamo fatto bene anche con il Porta Romana e nel calcio purtroppo è un dare e un avere e noi probabilmente eravamo un po' in credito con la sorte. Però questa sorte l'abbiamo cercata, non è che non l'abbiamo cercata, il risultato l'abbiamo cercato, l'abbiamo voluto e la vittoria l'abbiamo avuta fino alla fine. Quindi ci siamo stati premiati e con merito direi. Senti, questo è un campionato molto bello, tecnicamente abbiamo visto squadre di assoluto livello,
il Montevarchi finora sta facendo bene perché è comunque nel gruppo di testa. Secondo te questa squadra quanti margini di miglioramento ha ancora? Mi auguro che abbia ampi margini di miglioramento. I ragazzi giovani stanno acquisendo personalità e modo di fare, capiscono che è molto difficile giocare in certe categorie e il gol degli avversari lo dimostra, quindi con un metro di spazio un giocatore del genere come Monaci ti può castigare e quindi questo aiuta tutti a crescere, è in fretta, è bene. Quindi l'importante è che i giovani si facciano trovare pronti e i vecchi continuino in questa maniera, aiutandoli e aiutandosi l'un l'altro. Poi pian piano, come ho sempre detto, pian piano la strada si spianerà anche per noi e vedremo cosa saremo capaci di fare. Senti, giocare davanti a questo pubblico però dà molti stimoli. Direi che quando uno gioca davanti a questo pubblico e pratica questo ambiente si sente giocatore. Qui il giocatore è veramente giocatore, è trattato da giocatore, ha tutto da parte della società per essere un giocatore a tempo pieno. E giocare con gli spalti gremiti in questa maniera dà veramente stimoli. Io mi auguro che i nostri tifosi non ci abbandonino mai, noi vogliamo che loro siano sempre con noi. Siamo con Alessio Lampignano, attore di prestazioni veramente importanti in questo inizio di stagione. Oggi una partita difficile e complicata contro un avversario forte che vi ha creato nel secondo tempo soprattutto grandi difficoltà. Sì, certo, lo sapevamo durante la settimana che avremmo affrontato una partita molto difficile. Però diciamo siamo stati bravi anche noi perché abbiamo fatto una gran partita e finalmente dopo Porta Romana, Bucinese abbiamo giocato bene ma non avevamo ottenuto i tre punti, finalmente sono arrivati i tre punti in casa. Oggi qual è stata la parata più complicata? Sicuramente quella su Monaci, sull'1-1 è stata quella un po' più difficile.